Ed eccoci ai santi di gennaio. Il 2 di gennaio la Chiesa celebra San Basilio il Grande, San Basilio Magno, che è del IV secolo ed è uno dei cosiddetti padri cappadoci, al quale la spiritualità cristiana deve veramente molto, così come molto deve la teologia, come molto deve l'impegno sociale della Chiesa. Egli visse prima il deserto, poi la vita monastica, come per preparare il suo spirito. Da ultimo fu vescovo, dove eccelse soprattutto come predicatore del Vangelo. Insieme con Gregorio di Nazianzio, altro grande della vita e della Chiesa e della spiritualità di quel tempo, elaborò la regola che da lui fu chiamata dei monaci basiliani. Come vescovo fu un vescovo davvero brillante, oltre che nella dottrina, anche nella organizzazione della carità, in cui eccelse addirittura. Per tutte queste ragioni egli meritò davvero il titolo di Magno. Magno vuol dire il grande. Morì che aveva appena 49 anni. Ma la sua opera e il suo pensiero hanno meritato in perituro nella Chiesa il ricordo di lui, a riprova che non sono gli anni che rendono grande una vita, ma sono le opere che una vita rendono grande. Gregorio Nazianzeno diceva di lui che era pallido e pensoso, sempre fu straordinario finanche in un suo epistolario, attraverso il quale approfondisce la dottrina cristiana. A lui si debbono espressioni particolarmente severe, soprattutto per quanto concerne il rapporto con i poveri. Soleva dire che il vestito che tu riponi nell'armadio appartiene al povero al quale tu lo hai tolto. E lo diceva in maniera davvero veemente, violenta. Egli era di carattere sanguigno. Mantenne tuttavia il giusto equilibrio, ma all'occorrenza seppe essere ugualmente forte, che dire, sostenga il percorso e il cammino dei nostri vescovi. Grazie.